vogliamo fare un piccolo formato assieme, okay. Okay. Molto semplice. Cosa c'è, Fubbe? No, no, confermavo il format nuovo. Okay. L'ha confermato, si può procedere? Certo. Ok. Certo, certo. Federico, mi prendo la briga di introdurlo un attimo. Io comunque, tutto il mondo sa, perché il mondo è paese, che lei comunque non è fidanzato da un po' di tempo. Allora abbiamo pensato di organizzarti una fiera della fine, possiamo chiamarla così. Di cominciare a farti tornare in allenamento, ecco, diciamo metaforiamola così. Non ho capito bene il format, ma lo subirò passivamente, quindi vada pure. Allora abbiamo sbagliato, se è passivo, Matte. Che senso è passivo? Erano... Ma mi spieghi? Vabbè, c'è il mini Lazza, non so se hai notato là. Sono gli ospiti studio loro, vedi qui chi c'è? Sì, Marquez, Balotelli, Bella Rodriguez, mini Lazza, l'avevamo visto. Cinque ragazzi con un nome, ok? Un nome fittizio, okay? Che può essere vero, come sbagliato. Perché c'è Ariana Grande, quindi. Sì, esatto. Ci sono cinque ragazze, una alla volta. Io non le vedo. No, sono sempre con la cam oscurata, okay. Fino alla fine del gioco, okay? Primo round, entrerà una ragazza alla volta e dirà soltanto il suo nome, senza presentarsi, senza dire nient'altro. Okay. Ciao, io mi chiamo. Quindi un incontro al buio. Sì, tu senti la voce, senti il nome, quello che ti piace meno, la elimini. Ok. Finisce il primo round, la vedrai e dici se ti sei pentito o meno. Ok. Sì, cosa? Facciamo entrare per prima Comodino, quindi smutati Comodino. Comodino. Ci senti? Da dove chiami? Nome, il nome, hai capito? Eleonora. Ok. Ciao, piacere. Ma ciao, piacere. Vabbè, non hai capito. Eleonora, ok? Eleonora. Ariana Grande. Entra la prossima. Vai. Ariana? Ok, di il tuo nome. Irene. Ok, Irene. Facciamo entrare la prossima, ragazzi. Ciao, piacere Angela. No. Questo è tosto, no. Piacere Angela, questo, La prossima, Martina, ci sei? Piacere Martina. Martina, ok, ha mantenuto il suo nome. L'ultima. Denise, ti chiami Denisio, no? Presentati. Ciao ragazzi, mi chiamo Camilla. Ho fatto la gag. Scusa, ma perché hanno tutto il nome diverso, Matte? Non lo so, vabbè, ma non è importante. Hai Eleonora, Irene, Angela Benita, Martina o Camilla? Qual è quella che ti ha convinto meno tra queste? Diciamo che sì, è difficile. Con queste basi è difficile. Così a pelle elimino Irene. Irene? Ma sì. Irene, chiudi gli occhi un attimino. Siamo per guardare Irene, ragazzi. Sì, era chiaro, eh. Ciao! Porco zio! Prova, mi senti? Pare, oddio! No, ma ti si vede, vai tranquillo, credo ti abbia già visto abbastanza, ragazzi, Fede. Non era male, credo ti abbia visto abbastanza. Sì. Sì, beh, ok. Dire qualcosa? Un grande Federico, saluto. Mi senti? Federico? Sì. Ti sei pentito della scelta? Ma non lo so, mi sono pentito di essere qua, quello sì. Ok. Anche noi, tranquillo. Ma non capisco perché urla. No, anche noi, ok. Perché fa la gag, capito? Ah, perché giusto. Va bene, Irene si è offesa. Ci sta. Ok, prossimo ragazze. Eleonora adesso dirà quello che fa nella vita, il suo lavoro. Vai, soltanto Eleonora. Il lavoro, non spiegarlo. Il lavoro. Ok, io faccio l'università. Di scienze della comunicazione. Ma fai i lavorini? No, per il momento no. Per specificare lavorini, Matte, qui non ci abbiamo capito da qui, Che significa lavorini? Lavoretti per pagare gli studi. E che lavoretti? Ah, ok. Cioè McDonald's? No. O vendi pezzi? No. Grazie mille, Eleonora, gentilissimo. Angela Benita. Vai, Angela Benita. Ciao, cosa fai nella vita? Ciao, personal trainer, aiuto le persone a rimanere in forma. Infatti. Sì, infatti ce l'ha un po' la roba. Grazie mille, Angela. DNA proprio. Martina. Martina, per la seconda serata. Martina. Sono un'attrice. Un'attrice. Camilla. Sono un'attrice, però di film un po' particolari. Molto bene, abbiamo sentito bene. La stessa commessa è arrivata. Siamo la vincitrice. È arrivato bene. Serve questo. Attrice di film un po' particolari. Sì, non vorrei imitare il gesto. Non vorrei... No, magari magari l'albero azzurro fa. Film particolari. Signorina, mi sente? Sì, non ti... No. Mi può specificare, diciamo, c'è cioè una trama di un film in cui hai recitato? Poco tempo fa ho avuto una bella guida turistica a Venezia. Ok. Grazie mille. Gentilissima. Eleonora, Angela Benita, Martino o Camilla? Angela Benita, perché comunque non... Cioè, stare insieme a una ragazza che fa la personal trainer un po' sbatti. Sei sicuro? Che se poi non ti alleni anche tu ti senti... Sei sicuro? Ti senti in colpa. Sì, ma magari questa è una che non ti rompe i co...
No, è per la mattina. Tu sei sicuro? Sì, no, siamo d'accordo noi qui, eh. Ma chi è d'accordo? Grazie che ci hai aggiornato, eh. Il pubblico dice di sì. Adesso parte pubblicità. Ok, facciamo entrare. Presentala te pure, Francesco. Signori e signori, direttamente dalle palestre, in quanto fa la personal trainer, da quello che abbiamo capito, è qui con noi Angela Benita. Ciao. No. Che bicipite. Eh sì, hai visto che personal trainer? Occhio. In realtà aiuto le persone a ingrassare. Ah, ok, ma quindi comunque posso mentire. Cosa questa, andiamo avanti. Questa l'ha creato lei. Appena creato lei. Ma vuoi fare un saluto alla chat, il Sofì? Certo, ciao a tutti e mi raccomando prendete il double cheeseburger. Vabbè. Se faceva così la sceglievo, vedi. Visto che qui noi non vediamo... E quanto ci aveva detto che era una personal trainer? Ce la descrivete un attimo, non l'abbiamo... Fede. Noi non vediamo qui. Non la vede, distinguete dalla distanza. È quella che fa i video al McDonald's, io li vedo. Fai i video al McDonald's? Sì, ma lei twerk davanti al Mac? Sì, davanti al McDonald's. Calmati. Cosa fai? La stai spulendo? Calma. Ma perché? Ma basta. Va bene, ok. Che è successo? Ciao Angela. Ciao Angela. Comunque abbiamo Eleonora, Martina, Camilla, okay. Ok. Università, attrice e attrice... Non si sa ancora di cosa, ok. Adesso sarà una presentazione, quindi un dialogo abbastanza più approfondito. Cioè, quindi sentiamo. Eleonora, inizia te, senza farti vedere, ricorda. E presentati pure cosa fai in generale, cosa ti piace fare. Una presentazione, Fede t'ascolta. Ok, vabbè, intanto mi chiamo Eleonora, e ho 20 anni e come ho detto prima faccio l'università di scienze della comunicazione. Di che anno sei? 2004. Ok. Non so, DiCaprio. Ok, durante il tempo libero mi piace andare in palestra. Ma come la scorsa? Quanti ragazzi hai avuto, Eleonora? La volta settimana. Ma sei di Milano? No, non sono di Milano. Di dove? Verona. Roma? Verona. Verona. Verona, ok. Va bene, grazie mille. Facciamo entrare Angela Benita. Vai, no, Angela Benita è eliminata. Angela. Giusto. Martina, vai. Presenta un attimino cosa fai nella vita, in generale, hobby, passioni. Sono Martina, ho 23 anni. Vado sempre in palestra. Ma perché vado sempre in palestra? Quanti anni ha? Che devo dire più? 23 anni, quindi sei 2001. Sì. Di dove sei? Di Roma. Il tuo cibo preferito? La bistecca. Vabbè, ci posso dire grazie mille. Che momento è? Ok, facciamo entrare Camilla gentilmente. Cami, spiega pure cosa fai, età, nome, dove sei? Sono di Bologna, ho 25 anni e come dicevo prima faccio l'attrice per film per adulti. Quanti anni hai? 25? Ho anche i cavalli. Ma hai mai cavalcato uno da sopra un horse? Cosa? Hai mai cavalcato uno da sopra un horse? No, però sicuramente mi hai dato una buona ispirazione. Forte. Grazie mille. Quanti anni hai, ricordami? 25. Ok, e di dove sei? Modena. Comunque, grazie Cami. L'hai ascoltata? No, sì, fa... Sopra i cavalli. Ok, sì. Ok. Francesco, dai pure il via all'eliminazione. Ci siamo? Lo fate con me? Ma che sì? Perché? Il pubblico, ma che cazzo vuoi? Via! Elimino Martina. Martina, no. Fatti vedere. Martina, per me era la migliore. 23 anni elimino. Infatti era la migliore. Ma io la conosco questa raga, ma lei fa le trappole, signor Marrosso. La conosco? No, non la conosci. Ciao Lucrezia, piacere. Fedez. Lucrezia, ci senti? Sì, ti sento in tutti, oh! Hai fatto il TikTok con l'audio di DiCaprio? Sì. Allora la conosci, andiamo a vederlo, va a vederlo. Andiamo un attimino a vederlo. Ti sei pentito? Beh, ma ovviamente sì. Vabbè, dai, ma poi è maleducazione. Lucrezia, visto che qui questo è un programma comunque che equipara la figura femminile a quella maschile, tu saresti andata con Fedez? Perché non è che lui rifiuta le donne, diciamo. Che tu avresti detto sì o no? Tu continui a farmi queste domande ogni volta, non ti rispondo mai. Vabbè, è già una risposta. Non ha detto no. Lei settimana prossima viene a Milano, ce l'abbiamo diretta. Non sappiamo dire. Andiamo avanti. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. Federico, onestamente,
onestamente, ti passasse davanti, davanti lo studio, la fermeresti per un caffè? Non bevo caffè, però... Una bohème. Una centrifuga. Una bohème. Una bohème per quello. Sull'ultimo round è un attimino diverso, ok? Perché loro mostrano tutto tranne il volto. Cioè possono mostrare il mezzo busto, l'intero busto. Ok, da parte del viso. Sì, okay, okay. Parte il viso. Ci dispiace quindi... non avere il display qui. Anche il pubblico rumoreggia, Mi immagino che caos là, Che caos. Studio è che non ci avete un display nello studio, scusa. Però c'è Balotelli, Marquez in moto, Nella Dani e Belen Rodriguez. Cioè. Sì. Comunque, a prescindere, chi sono? Eleonora e Camilla, mostrate la vostra camera e senza far vedere il volto, occhio perché vi vede Fede. Ciao, Virginia. Virginia? Virginia? Ciao. Chiudi, non è Virginia, chiudi. Vabbè, abbiamo c'è visto. La tua tipa? Abbiamo visto, dai, andiamo avanti col gioco. Scusa, non ti facciamo dico... entrare Camilla. Vai, facciamo entrare Camilla, vai. Ma qui non si è capito nulla. Oh, è il volto, mi sa che qua... oddio, aspetta che c'è... Qua perché non ridete? C'è... Qua c'è... allora, ti chiedo gentilmente di coprirti un attimo. Meglio, se riesci, Oh mio Dio, che cosa sta facendo? Che succede, ragazzi? Si vede, giornate, cioè, comunque rappresenta. Occhio. No. Non devi fare commenti, quella. Amica, non ce l'aveva il display. C'era un po'. Infatti, c'era il display. C'è stato un secondo in cui si è collegato il display. Una distanza col telefono, ok. Elimino Camilla. È così, senza suspense. Sì, senza suspense. Ok, elimina Camilla. Vuoi dire, fatti vedere Camilla in volto. Signorina. Smutati. Signorina. Smutati, signorina. Ma lì. Ok. Occhio a tutto l'aeroporto di Bergamo là che esca. Sei il tuo. Ok. Hai fatto il TikTok col suo suono? Sì, l'ho fatto. Andiamo a vedere. Ah, guida turistica Venezia. Ah, era lui la guida turistica. Beh, che guida. Eleonora, facciamo entrare a te. Non mostrare il tuo volto. Sei Virginia, minca. L'hai fatto tu il format? No, ma io non ho scelto le persone. Mi scusi, dottore, in collegamento, ma il format si conclude che io devo uscire a cena con questa persona, giusto? Top player. Se guadagnare di più, faremo anche l'uscita a cena, sì. Vabbè, vediamo un attimo, dai, vediamo. Eleonora? C'è figlio, mi vuole dire. Eleonora, Elen, fermi un attimo, analizziamo. È Virginia, raga. Virginia, secondo me. Sono i pantaloni. Amore, di Virginia. Posso dire che... Gran top. No, non dico niente. Amore? Federico, lei è così. È lei? È Alessia Lanza. No, è lei. Dio, amore? Se Alessia Lanza... Chat, è lei o no? Ma sai che sta dicendo su Alessia, signor Federico? Dico, se è Alessia Lanza, che armadio gigante che ha dietro. Sì. Pensa quando si gira... Pensa quando si gira che airbag. Un sacco di vestiti, raga. Ma follia. Ciao, mi chiamo Leonardo. Però non è lei, questa la sentiamo bene. Non è lei. La vogliamo vedere il volto? No, siamo qua a mezz'ora. Federico, dalla voce, okay. Dalla voce, Federico sembrava interessante. Non è lei. Porco. Però, devo dire che. Ma chi è che dice queste cose? È partito una ora dallo studio, eh? Okay. Posso dire, esploso, posso solo dire una cosa. Sanzino, Comunque, top player, Federico. No, ma. 20 anni, 2004. Poi voglio farmi un applauso. Standing ovation, clap in chat. Il pubblico. Hai fatto un TikTok con suono di capo? Ma perché? Ma che cazzo è? L'ho fatto. Ma è giusto, Federico, facci fare il nostro lavoro. Vai. Eleonora, mi senti? Sì, ti sento dall'inizio. Ma quel porco l'ha repostato il tuo TikTok? Eleonora, ma sicuro che sei 2004? Sì, l'ha detto. Ho piacere di fare la tua conoscenza. Vabbè, incavabile, Federico, però per fortuna sei miliardario, Federico, possiamo dirlo. Comunque, visto, ti sei pentito? No. No. Eleonora, ti sei pentita? No. Eleonora, accetteresti un incontro ipotetico? Con Fedez? Sì, c'è... Sì, cioè, se ti va con me. Cioè, se vuoi pure rosso. Un'amicizia. Sì, ma ovviamente. Ma in amicizia con me? Certo, ma con tutti. Cioè, allora, tutti in amicizia. Ma con Fede? Andiamo al McDrive. No, ma è per sapere, così noi. Va bene. Parole importanti, parole forti, quelle di Eleonora. Avete appena sentito la sua voce. E qua, aspetta che c'è... Abbiamo detto Verona, giusto? Sì, di Verona. Posso dire che bella Verona. Sì, posso anche dire, Federico, che c***o
ne frega di aggiungere un affitto mensile per una ragazza a Milano, voglio dire. Perché investimento, te, pensavo l'affitto a Verona. Cioè, tipo di me, 10 anni c'è, cioè, capito? Eleonora. Tra l'altro si chiama Eleonora come la mia assistente. Ci sta. Okay. No, ci sta. Hai visto? Quante cose in comune. 2004, tra l'altro, è un'altra cosa in comune. Non è in comune, però, in realtà. Sì, sì, stesso anno. Stesso anno, nel senso stesso che lui l'ha fatto nel pezzo. Ah, no, io sono... Che scemo che sono. L'hai capito? Dice, Eleonora, vuoi trasferirti a Milano? Siamo qui per trovare abitazione per ragazze. Sì, guarda, con la chat troviamo gli affitti dopo. Sì, credo che Andrew Tate abbia iniziato così prima di andare in galera. Guarda, andiamo di lì, nell'altro studio. Vai, grazie mille, Fube. C'è, Fube ci ha abbandonato in questo momento. Comunque, vogliamo salutare Eleonora. Eleonora, è stato un piacere conoscerti e... Ci si vede settimana prossima live. Chissà con la Fedez e Eleonora. Va bene? Va bene. Chissà se il format tante belle cose. Ciao allora. Ciao. Vorrei andare a Capri. Il fisico sembrava troppo. Ma era Virginia. No. Era letteralmente Virginia, ragazzi. Però posso dire, comunque sì, sono bravissimo a questo gioco. Ma non è, hai tipo i cheat te. Tipo quando su GTA cliccavi 10 tasti. È tipo il senso di ragno.